Buongiorno, benvenuti. Io sono Chiara dell'agenzia immobiliare Frontini di Cislago e oggi ci troviamo proprio a Cislago per vedere questo immobile commerciale che affaccia proprio sulla strada provinciale della Varesina e quindi è perfetto per chi vuole esercitare la propria attività e avere tanta visibilità gratuita grazie alle innumerevoli vetture che passano su questa strada. Abbiamo un parcheggio comunicante con l'immobile, molto grande, che è in parte privato e in parte invece comunale e inoltre c'è anche il Lidl qui alla nostra sinistra, che dà la possibilità di avere ulteriore parcheggio e visibilità gratuita in più, perché anche qui ci sono tantissime persone che passano e che possono vedere l'attività qui di fianco. L'immobile è disposto su tre livelli, quindi piano terra, primo e seminterrato, con accesso sia internamente sia dal corsello per le auto, che si trova in fondo e di fianco all'edificio. Stiamo parlando di circa 300 metri quadri a piano, per cui insomma una superficie importante. Come potete vedere, in realtà tutta la struttura è stata rivestita con questo tessuto nero, con una struttura in ferro e legno interna, che va a coprire poi anche quelli che sono i balconi che girano tutto intorno. Ovviamente si può togliere se uno non gli piacesse averlo. Questo è il cortile, l'area esterna tutta di proprietà, sono circa 1000 metri quadri in totale, compreso anche il corsello, e c'è una parte che è già stata predisposta per quella che è poi un esterno, insomma, per l'attività, per quello che erano i ristoranti, quindi magari poter mettere dei tavolini fuori. Ma anche un'esposizione, magari se uno ha bisogno per delle cose da mettere all'esterno di quello che è il negozio. Andiamo a vedere. Qui c'è l'ingresso principale, che viene utilizzato come ingresso principale perché c'è il parcheggio comodo proprio di fronte. E questa è l'area pavimentata che si può sfruttare e deve essere, insomma, messa bene. È uno spazio con molto potenziale, molto, molto bella, che si può utilizzare. Come vedete, c'è anche una scala esterna per salire al piano primo, se c'è bisogno di una seconda uscita o comunque fa da uscita di sicurezza. Entriamo adesso all'interno del piano terra e iniziamo a vedere com'è fatto. Questo è il piano terra dell'immobile. Abbiamo diversi ingressi, uno dal terrazzo che abbiamo appena visto, l'ingresso che era utilizzato come il principale con la porta scorrevole, e poi altri ingressi da quel lato dove abbiamo l'ingresso comune per poter accedere al piano terra primo e seminterrato. Come vedete, era predisposto ed era utilizzato per un'attività di ristorazione. Adesso verrà poi, devono finire di sgomberare il forno e quello che è rimasto, in modo che poi chiunque ne avesse bisogno, può entrare e adattarlo a quelle che sono le proprie esigenze. Può anche essere un'esposizione, vista la posizione e le vetrine su tutti i lati. Sono stati fatti diversi lavori, sempre nel tempo, nel corso degli anni, ognuno per adattarlo alla propria attività, e chi entra dovrà risistemarlo, anche perché la pavimentazione, essendoci prima il balcone, è da rivedere. Anche il soffitto era stato fatto, tutto questo cartongesso per l'illuminazione, ma si può eventualmente togliere. Abbiamo di qua quella che era la cucina, che adesso andiamo a vedere. Questa era la cucina del ristorante, con la finestra passavivande e l'accesso poi a quella che era la zona pizze.
e può essere ancora utilizzato per questo tipo di attività oppure trasformato in altro. E di qua abbiamo un accesso laterale a un terrazzino più che altro ad uso personale. Sempre da questa parte troviamo invece quelli che sono i bagni del locale. Qua abbiamo un primo bagno per i dipendenti. E da questa parte invece i bagni dei clienti con sia disabile sia bagno donne e uomini, entrambi sono doppi, quindi hanno due servizi all'interno di ciascuno con l'area lavamani all'ingresso. Procediamo a vedere il piano primo. Eventualmente, appunto, qua se uno non volesse acquistarlo, si può prendere in affitto diviso per piani, quindi piano terra o piano primo divisi, e qui essendoci già l'ingresso separato con il vano scala comune è facilmente divisibile, si tratterà solo di chiudere questa porta comunicante. Andiamo su. Siamo adesso al primo piano e qui troviamo subito un appartamento che era stato fatto per un custode o per chi avesse bisogno di vivere all'interno dell'attività, e poi quello che invece è l'accesso all'altra sala grande, che era sempre una continuazione del ristorante a piano terra, ma che può essere utilizzato tranquillamente come ufficio o per un altro tipo di attività. Ce lo vediamo assieme. Questo è lo spazio, tutto open space e con tutte le finestre apribili sul lato, oltre che i vari accessi a quelli che sono i balconi che girano attorno a tutta la proprietà sostanzialmente. Di qua abbiamo un bagno, anche questo per i clienti, ed è un bagno doppio, con doppi servizi. E infine quello che è un locale, probabilmente ufficio o magazzino sul piano che utilizzavano, ed è un localino separato dal resto della sala grande. Proseguiamo a vedere invece l'appartamento. Eventualmente questa zona può essere anch'essa utilizzata come ufficio, ecco. Qui abbiamo quella che era la cucina con il soggiorno, è un bilocale, sono circa 46 metri e per cui qua proseguiamo poi con il bagno. E con la camera da letto matrimoniale. Anche questo appartamento ha il suo balcone, che in realtà è in continuazione di quello dell'immobile che fa il tutto il giro, però è diviso con una retina in modo che sia privato proprio dell'appartamento. Qui si può vedere anche quella che è la struttura originale dell'immobile, che è stata invece per lo più coperta sugli altri lati da un telaio in legno e acciaio, e rivestito poi con questo telo nero che si può vedere da fuori, ecco. Nel caso si voglia eliminare quella che è la copertura che è stata fatta prima, questa è la facciata originaria con i balconi. Andiamo adesso a vedere il piano seminterrato. Qui siamo nella parte più ampia del seminterrato, che di fatto è diviso in due locali, uno un po' più grande che questo e uno un po' più piccolo. E qui abbiamo le finestre che in realtà sono state dipinte, insomma, oscurate, però tutto il piano è comunque illuminato dalle finestre verso l'esterno. E poi possiamo uscire in quello che è il corsello e vedere che ci sono anche proprio due portoni divisi per poter accedere anche con i mezzi. E
questo è il piazzale, insomma, di manovra da cui si arriva dal corsello di fianco all'immobile. Si scende qui e ci sono i due portoni, per cui volendo anche se si vuole dividere piano terra e seminterrato, ognuno può avere anche la sua porzione di cantina sotto. Anche qui è uno spazio comunque a destinazione commerciale. Questo era il video tour completo. Se volete vedere dal vivo l'immobile, non vi resta che chiamarci, grazie.